benvenuti a casa, tutti bene. Il film esce il 14 febbraio, giorno di San Valentino, in 500 copie. Qui sono con noi in più di 500, da 500 in su copie. Qui sono con noi Marco Belardi, produttore del film per Lotus, Raffaella Leone, amministratore delegato di Leone Film Group, e Paolo Del Brocco, amministratore di Rai Cinema. Il film esce con 01 Distribution. Il cast lo vedete, adesso trascorreremo metà della conferenza stampa facendo questo. Gabriele Muccino. Procediamo con l'infusa. Stefano Accorsi. Carolina Crescentini. Elena Cucci. Pierfrancesco Favino. Claudia Gerini. Massimo Ghini. Sabrina Impacciatore. Giulia Michelini. Giampaolo Morelli. Valerio Solarino. Gianmarco Donazzi. Poi ci sono Renato Ramondi, ragazzi, e Elisa Visari, e poi ci sono Ivano Marescotti e Stefania Sandrelli. Allora, Gabriele, eccoci, bentornato in Italia. Si può dire bentornato in Italia, bentornata a una storia molto italiana. Il racconto di una famiglia con tante teste, con tante storie che però a un certo punto confliggono, ma non è soltanto una famiglia che hai voluto raccontare. No, ho voluto raccontare la società degli uomini, fondamentalmente. E la famiglia, quando si allarga, diventa un villaggio tribale, diventa il Big Bang delle relazioni umane. Quindi tutto nasce con la famiglia e tutto ritorna alla famiglia, e le dinamiche che si collocano e si rinnovano e crescono e si confliggono all'interno della famiglia sono esattamente le dinamiche che governano l'animo umano in tutte le sue collocazioni ed espressioni. Come sa, si parla di questo, della lavorazione di questo film come di una cosa ormai epica, leggendaria. Siete stati davvero tutti insieme, tutto il tempo, sull'isola, si è creata veramente una grande famiglia. È stato abbastanza epico come viaggio, anche per me, dopo film molto diversi tra loro, che ho fatto anche appunto altrove, e con premi Oscar, grandi movie star, però l'emozione che ho subito e provato durante questa avventura per me è unica, speciale e preziosissima. L'ho sentita mentre giravamo dal primo giorno e non mi sono stancato mai di emozionarmi per quello che ho provato grazie a loro, alla loro generosità, al loro talento, che è il motivo per cui sono qui, e all'adesione spirituale profondissima che hanno fatto con i loro personaggi. Li hanno amati e ce li fanno ce li restituiscono con lo stesso amore con cui io li ho immaginati, senza giudicarli, ma volendo che fossero riconoscibili fino in fondo. Allora, partiamo forse dal tronco di questo grande albero genealogico. Stefania Sandrelli, una mamma, nonna, zia, amica, insomma una grande madre nel senso più ampio del termine, che cerca di mediare, di moderare, di tenere sempre tutti insieme, ma non si può sempre tenere tutti insieme, no? Come tutte le madri dovrebbero essere, insomma, amorevoli e attente alla propria famiglia. La famiglia presuppone dei rapporti molto, molto preziosi, molto, come dire, è come... Sono dei rapporti al cubo, cioè quello che provi per un figlio, per un fratello, per un padre, per una madre.
e non lo provi per nessuno ed è una cosa profondissima. Ovviamente più uno cresce, più questo lo verifica e lo sa, quindi bisognerebbe, come dire, un po' uscire da questo percorso, come tutti vogliono fare, a un certo momento della loro vita, vado più veloce del rintrono qua, come tutti vogliono fare nella vita, a un certo momento vogliono uscire, scappare dalla famiglia, però poi magari a volte è inevitabile che invece debbano o vogliano ritornare. E allora bisognerebbe essere, come dire, un po' più attenti, no? Ai rapporti familiari, tenerli un po' più forse in considerazione, ovviamente in libertà, però, come dire, se uno vuole rientrare e poi non trova nessuno, so cavoli. A un certo punto nel film c'è una battuta in cui lei dice: noi donne siamo fatte per sorreggere il mondo. Sì, lo credo fondamentalmente, lo credo a fondo, anche se sono, insomma, amo gli uomini e sono felice comunque di essere una donna. E, scusa, che mi hai detto? Voglio sembrare quello che sono. Giusto così. C'è una battuta a un certo punto in cui si dice, lei dice, le donne sono fatte per sorreggere il mondo. È quello che credo a fondo, insomma. Bisognerebbe lavorarci un po', perché la differenza è il valore più grande della vita, e lo sappiamo, non è che lo devo dire io, però... infatti io sono felicissima di essere donna e di amare gli uomini. Però bisognerebbe che lavorare un po' di più al sostegno delle donne, no? Affinché loro comunque possano essere di più rispettate, più appunto, forse se si lavorasse un po' di più sul valore delle donne e di quello che possono dare, si potrebbe avere di più. Vabbè, è un discorso arzigogolato, ma insomma, spero comprensibile. La madre affida molto, no, della gestione di questa situazione complicatissima. Lui in realtà non vede l'ora che se ne tornino tutti a casa. Sì, in effetti il personaggio, a differenza di mia moglie, considera la famiglia con molta attenzione. Lui è affabile, amabile, vuole bene a tutti, fino a un certo punto che insomma non ne può più dei casini che succedono sotto di lui. Però c'è una frase che lo dice esasperato, per chi ha visto i film, qui dice: io a me la famiglia mi sta su me. Però in effetti non è così, forse non stava sul cavolo la famiglia allargata, forse, perché in fondo alla fine io sto benissimo con mia moglie, che è una famiglia amabile, adorabile, che abbiamo costruito in anni. Per cui è che quando arrivano i figli, le mogli, le ex mogli, gente che non si ama per nulla, cioè alla fine questa famiglia, tu sollevi il sasso e sotto non c'è dell'erba verde fresca, c'è qualcosa di peggio. Lo tradivo da giovane, poi non più. Questo si dice, sono frasi del film, insomma. E comunque ha saputo perdonare, mi sono saputo pentito, far finta di mi niente. Mi sono pentitissimo, non vedo l'ora. Anzi, dico ai giovani, ai miei figli e tutti i parenti, che ormai stanno incasinati parecchio, siete grandini, arrangiatevi nella vita, come abbiamo fatto in fondo anche noi. Io siamo al cinquantesimo, si chiama... matrimonio d'oro, no? No, nozze d'oro, per cui sono 50 anni di vita felice in famiglia, in fondo. Se non arrivassero tutti i parenti, i figli, i fratelli, i cugini, i nipoti, le ex mogli che si attaccano l'un con l'altro, insomma, la famiglia è un bel casino, insomma, visto un po' da dentro, diciamo così. Anzi, però il manifesto esprime questo. Il manifesto si vede, tutti noi selfie, tutti sorridenti, facce sorridenti, ma dietro, sopra a queste facce c'è, se qualcuno ha notato, c'è un nuvolone nero incombente, come dire, c'è qualcosa, non è proprio così chiaro, così sorridente quello che si vede. Sabrina Impacciatore,
il personaggio, diciamo, da cui tutto nasce, quantomeno l'organizzazione, no, di questa giornata complicata che poi si trasforma in tutt'altro, una smania di controllo che però poi crolla di fronte all'imponderabile. Sì, una specie di control freak che in realtà ha bisogno di occuparsi tanto delle vite degli altri perché non vuole guardare la propria. Una di quelle donne che hanno considerato e considerano la famiglia non un punto di fuga né un punto di ritorno, ma un punto d'arrivo. E un punto che è un punto dal quale quasi sono ossessionate, è un punto che vogliono mantenere fermo a costo di tutto, a costo anche di non ascoltare i propri bisogni più profondi. È una donna che ha subito un tradimento e che sta cercando una riaffermazione di quella coppia che lei tanto agognava. Non si capisce bene per quali ragioni, se per una forma di rappresentazione verso la società, perché non si può immaginare sola, perché veramente ama lui e immagina solo lui al suo fianco, o per una eredità, perché papà diceva pochi secondi fa stavamo tanto bene io e mia moglie, ma chiedi a tua moglie come stava lei con te, perché l'hai tradita e cornificata per anni e non è che sono... In realtà forse proprio anche da una coppia un po' disfunzionale escono fuori figli disfunzionali. Quindi questa è una famiglia disfunzionale. Ho attaccato un bottone? No, no, continua, vai, Sapri, vai. No, scusatemi, perché... no, in realtà... No, vabbè, allora ho parlato troppo, scusate. No, beh, per te poi questo film è doppiamente speciale, perché è una specie di secondo debutto, no, con Muccino. Dopo il primo debutto con L'ultimo bacio, adesso qui debutti anche con la scrittura del film, no? C'è la tua mano, la tua pena. C'è la mia zampina, c'è la mia unghietta. Gabriele per me è uno degli incontri più importanti della mia vita, perché ha segnato il mio debutto sul grande schermo con L'ultimo bacio, e quando una mattina alle 9, tra l'altro, che è un orario del cazzo, mi ha telefonato dopo lo spettacolo, perché stavo facendo La Venere in pelliccia, quindi andavo a letto tardissimo, e lui mi ha chiamato nel dormiveglia e mi ha detto: Fabri, io devo fare questo film, voglio che tu mi dai una mano. Dico: Gabri, ma io non sono in grado. Sì, tu sei in grado. Cioè, lui credeva già in me ancora prima che io proferissi verbo. E quindi mi racconta questo film così di getto, sempre alle 9, che io non capivo niente. Ma io ho sentito da subito, da questa prima telefonata, che questo film era un'urgenza di Gabriele, era un film che lui sentiva dalle viscere, e la caratteristica di Gabriele come artista, perché non è solo un regista, è un artista tutto tondo, è un artista governato dalle sue viscere. Quindi ho sentito che c'era un'ispirazione forte, grande, e questa ispirazione ha travolto tutto. Io ho collaborato da femmina a questa sua visione, mi sono messa al servizio come un fedele soldato, e quello che per me è stato straordinariamente appassionante è stato vedere anche come quelle parole che avevo visto, osservato e vissuto scritte prendessero vita e prendessero sangue. Questo è stato un set indimenticabile per tutti noi, perché Gabriele ha vissuto in un totale stato di ebbrezza creativa, cioè lui era un pittore che dipingeva un affresco e noi eravamo tutti contagiati da questa ispirazione, e quindi questo film per me rappresenta un grande atto artistico. Non è certo un film fatto per confezionare un prodotto di successo. Questo è un film viscerale di pancia che poi può piacere o non piacere, però è un film che come prima reazione ha suscitato la nostra commozione, che quando lo abbiamo rivisto, uomini e donne, piangevamo tutti, e questa è la prima volta che succede, almeno nella mia esperienza, ma perché è un film che non ha mai nessun desiderio di manipolazione, non ti vuole mai emozionare. Abbiamo vissuto tutto molto onestamente, forse proprio per questa onestà e questa purezza di Gabriele, questo è un film da cui non ci si può proteggere.
Vuoi dire qualcosa, Sabrina, sul film? Ecco, Morelli, dopo questo abbiamo capito che forse tu sei più vittima che colpevole. La fuga dubbio, a Parigi non era necessaria. Dubbio, ma penso la vera che venga fuori, anzi, era tipo per il mio personaggio, che, sperando che io riesca a partire. Ma io ero matutano! No, però, insomma, voglio dire, questo insegna anche che poi in una coppia non c'è un'unica vittima e un unico carnefice, ma... carnefice anche chi non vuole vedere la realtà a tutti i costi. No, vuol dire che insomma non è che no, si rischia di fare la vittima in carnefice, invece no, siamo due carnefici. Hai paura di essere il carnefice, hai paura di essere un personaggio... No, voglio dire, sono anche vittima, logica, ma come sempre nelle coppie, ecco. Ma forse il personaggio che... ha più bisogno e più voglia di normalità, anche se, come dice Stefania Sandrelli, le vite normali non esistono. Ma soprattutto il più protagonista di tutti, diciamo, no? In questo piccolo... No, allora, quella mattina che Gabriele ha chiamato Sabrina alle 9, me mi ha chiamato alle 8, e mi ha detto, senti, Ste, ma che faccio? La chiamo Sabrina? Ho detto, Gabri, è un problema tuo. No, ci ho detto, è stato bello interpretare un personaggio come Paolo, perché interpretare un uomo che ha superato i 40, che ha una separazione alle spalle non semplice, lo si evince da alcune cose che vengono fuori, e che con fede e ostinazione crede ancora nell'amore, nell'innamoramento, in un sentimento di speranza anche verso il futuro, è bello da interpretare. Per quanto appunto si porti dietro qualche zavorra che forse sua madre un po' ha contribuito ad attaccargli sulla schiena, però è bello, mi piace questo guardare avanti, anche in un modo un po' egoistico, insomma. Non dimenticarlo mai. Grazie, Stefania. No, la cosa bellissima è che c'era davvero una varietà di voci in questo film da portare in scena, che... dovunque ci si girasse c'era un personaggio col quale trovare o un piccolo contrasto o un piccolo punto in comune, anche su piccoli sguardi, però era davvero... Io non ho mai fatto un film così corale, cioè 20 attori in scena sempre tutti insieme e poi questo... permettetemi di dirlo, così bravi, nel senso che davvero è più facile lavorare con degli attori con i quali ogni volta c'è uno scambio che diventa una piccola situazione. Ritrovare Gabriele a distanza di qualche anno da Baciami Ancora, insomma, è stato, come dire, semplice anche... L'ultimo bacio, Baciami Ancora... Sì. Allora, riformulo la frase. No, dopo l'ultimo bacio, e baciami ancora. E quindi insomma è stato bello e semplice ritrovarlo, per quanto fosse un set complesso, ma Gabriele ci ha fatto passare tutto con grande naturalezza. Elena Cucci anche crede moltissimo nell'amore, soprattutto nell'amore quello radicato, solido, no? Che affonda le radici in un tempo più ingenuo, più leggero ancora, no? Senza disillusioni. Sì, Isabella è il personaggio che interpreto, crede nell'amore, ma soprattutto in una seconda possibilità, se la concede, vuole concedersela. Perché nella vita è stata costretta a delle rinunce, a mettere un po' da parte forse questo suo animo sognante e ad un certo punto però non riesce più a tenere le redini ed è travolta dai sentimenti e dalla possibilità di rimettersi in gioco. Sì. E ci crede. Ci crede, sì, vuole crederci, vuole concederselo. Ci crede con una leggerezza che però non è da confondersi con la superficialità. Lo fa con consapevolezza rispetto al suo passato e anche a quello che potrà succedere. E ha tanta voglia di rimettersi in gioco anche Gianmarco Tognazzi, il parente ai margini, quello che nessuno vuole aiutare, quello uscito dalla porta, rientrato dalla finestra. Ma c'è, po- c'è,
c'è veramente poco da dire se non che Riccardino e Luana sono quello che avete visto. E io non ho dovuto fare grandi sforzi perché quando ero adolescente ero Riccardino, quindi poi mi sono un po' placato e quindi ho attinto... Sì, ma Giampaolo... Sì, sono io poi sai che faccio un lavoro stasnitzaschiano e quindi mi portavo il personaggio anche fuori, ma io fuori non so come Riccardino. No, infatti. No, che sia chiaro, ero come Riccardino, non sono più come Riccardino. Non c'è dubbio, Gianmarco. E in tutto questo voglio ringraziare soprattutto Gabriele perché condivido tutto quello che hanno detto loro fino adesso di questa esperienza straordinaria, perché è stato veramente unico. A me soltanto dopo tournée lunghissime di teatro mi è capitato di avere questa sensazione di unione che c'è stata durante tutto il periodo e che si è protratta, perché dovete sapere che noi abbiamo una chat dove ossessivamente tutti i giorni ci sentiamo e ci mandiamo anche messaggi privati che niente hanno a che fare col film, perché ormai è una dipendenza, questo gruppo in qualche modo è come se fosse una piccola comunità, ecco, ma proprio di recupero. E io ringrazio Gabriele per avermi recuperato. Grazie. Giulia Michelino, personaggio che a un certo punto è costretto ad alzare la testa. Lui non lo fa? Sì, esattamente. E, ma in quel caso lì si compensano, ecco, lei si tiene un po' per tutto il film, cerca di mantenersi calma, di mantenere un profilo basso, di non mostrarsi realmente per quello che è, però poi alla fine di fronte a quelle maschere, a quel tipo di ipocrisia non riesce a tenersi, per cui è costretta a darsi voce in qualche modo, e quindi ecco, quella è un po' la sua essenza, è di una persona sincera, pura, che si scontra con quel tipo di lavoro umano ed emotivo, diciamo, ecco. Si lasciavano, si riprendevano, facevano guerre e battaglie, voi bagni in piscina, baci e passeggiate romantiche. Com'è stata questa avventura? È stata un'esperienza molto bella perché ho avuto modo di vivere in prima persona le dinamiche familiari, tra cui litigi, sceneggiate assurde, di tutti i tipi, una famiglia di pazzi, diciamo. E questo però mi ha fatto riflettere anche sul mio futuro, infatti il mio personaggio si ritroverà a riflettere appunto sul nostro futuro e darà vita a una nuova storia, mentre qualcuna sarà già finita, quindi è molto bello il nostro messaggio perché siamo giovani e abbiamo tutta la vita davanti, quindi volevo ringraziare Gabriele e tutti gli attori con cui ho lavorato e vi stimo tantissimo. E appunto la nostra è una delle storie che finisce bene. Noi vedendo questa situazione familiare inizialmente prendiamo anche un po' le distanze da ciò che succede ai nostri genitori. Poi alla fine comunque torniamo sempre alla realtà, ovvero la nostra famiglia, che è l'unico posto sicuro che ci vuole veramente bene. C'è un altro pezzo di famiglia qua. C'è un microfono qui, Pierfrancesco Favino, a proposito di famiglia, la famiglia si dice nel film è il punto di partenza, il punto dal quale si fugge, il punto al quale si torna. Tu hai l'imbarazzo della scelta. Io faccio un po' tutto. No, io penso che sia molto giusta la cosa che diceva Gabriele prima, cioè diventa uno spaccato di qualche cosa che è più ampio, per cui la famiglia diventa un paradigma in realtà di una società. E all'interno di questo racconto ci sono tanti specchietti che creano questo mosaico in cui credo che tutti quanti potranno scegliere di riflettersi. E io personalmente Carlo lo conosco, ne conosco tanti di Carlo, inclusa una parte di me che è Carlo. Parlare del personaggio è sempre complicato, però penso che questo sia uno dei valori del film, il fatto che in realtà veramente c'è della vita quotidiana qui dentro. Non ci sono supereroi,
Però sfido chiunque a dirmi che esiste una famiglia funzionale e non disfunzionale. In questo c'è tanta vita, c'è tanto amore, disillusione, tutto. Dico capisco Carlo perché è uno che tenta di tirare le fila di cose che gli sono sfuggite per tanti motivi. Valeria Solarino è una specie di osservatrice molto solida all'apparenza, ma con un tratto di malinconia, forse qualche rimpianto. Sì, apparentemente è un personaggio molto risolto, sicuro, che sembra aver chiuso anche proprio con l'amore, con le relazioni. In realtà, durante questa convivenza forzata, verrà fuori questa ferita. Questa ferita che ha e questo amore, questa idealizzazione dell'amore che lei non può più vivere, e quindi insomma il suo non rifarsi una vita è perché probabilmente è ancora legata a quella vita che non può più avere. Tra le Gerini, che cosa hai pensato quando Gabriele ti ha proposto questo ruolo che è così lontano dalle tue corde abituali, no? Ruolo di donna che con grande forza, ma anche con grande disperazione, sostiene una situazione così difficile. Ma io ero contenta di incontrare Gabriele che mi ha spiegato con appunto la metafora proprio di un'orchestrazione, di una... che il suo era un film veramente corale dove non c'erano ruoli più o meno in evidenza o più o meno importanti, no? Ognuno aveva un suono preciso e quindi è stato un incontro molto felice e ovviamente conosco bene la sua cinematografia e l'ho sempre seguito e stimato ed ero molto felice di poter lavorare insieme a lui. Ho letto il ruolo, ho percepito delle corde, delle sfumature belle, malinconiche, un dolore, un amore grande, la seconda possibilità di cui parlava prima Elena. Questi due se la sono presa, si sono sposati, poi la malattia di suo marito, quindi questa occasione di celebrare, di rincontrare tutta la famiglia, quindi motivo insomma di comunque di felicità, di passare una giornata spensierata, proprio la riporta forse a un confronto, quindi a specchiarsi, no, con gli altri e a un certo punto deve condividere in modo anche violento quanto soffre e quanto sia delusa da questa occasione che sfuma, perché il futuro lo vede buio, lo vede con delle ombre appunto dolorose. E, è un film, secondo me, ci siamo fatti complimenti tutti, e perché soprattutto ci sono tanti momenti forti, belli, importanti. C'è questo finale che riassume un po' tutto con questa perché soprattutto ci sono tanti momenti forti, belli, importanti. C'è questo finale che riassume un po' tutto con questa sposa che attraversa la strada ed è lì, no? C'è sempre la vita continua, c'è speranza, c'è sempre, nonostante poi le famiglie siano difficili, siano complicate da mantenere unite, le famiglie allargate, le donne cercano di far funzionare tutto, però ecco, poi la disfunzione e insomma le frustrazioni, cose che insomma, escono fuori, soprattutto in questa convivenza forzata. È stata una lavorazione meravigliosa, fantastica, in quest'isola che ci ha accolto, eravamo tutti molto uniti ed è stato da subito un gruppo che creativamente, veramente c'è stato un processo creativo davvero così tangibile, dove ognuno aveva insomma il suo colore, la sua unicità, e quindi credo che sia stato insomma, per tutti noi un
un'esperienza veramente preziosa, importantissima. Io ho amato molto lavorare con Massimo, ci siamo sfiorati per anni e Gabriele ci ha messo insieme come coppia così potenzialmente dalle grandi speranze, ma con questa ombra così. E credo che la nostra storia, anche come attori, abbia portato tanto ai personaggi. E quindi... creativo che tu hai dovuto, processo artistico, hai dovuto un po' applicare anche a te stessa, perché ci raccontavi che insomma il personaggio con questi scatti di ira, con questa rabbia... È molto distante da me. Un po'. Sì, però ho ragionato non sull'apparenza, su quello che dovevi vedere di Ginevra, ma su cosa l'aveva fatta diventare così. Probabilmente Ginevra, chiaramente, nasce paranoica e gelosa e particolarmente ossessiva e con le manie di persecuzione, ma io continuo a pensare che ci sia stata una malgestione delle due famiglie da parte di mio marito, perché come fai a diventare... Scusa se mi chiamo, però come fai a diventare così? Cioè, è successo qualcosa. Non lo vediamo nel film, ma io ne sono certa. No, detto questo, poi è una donna che secondo me è quello che sta tentando di fare per tutta la storia del film, anche se lo fa nel modo sbagliato, anche se lo fa in un modo molto aggressivo, è difendere il suo ruolo all'interno di questa famiglia. È una donna che ha disperato bisogno di sentirsi amata da suo marito, e accettata e stimata dalla famiglia di suo marito. Poi che ormai non si tenga più e le esca la parte animale e sbrani suo marito di fronte a tutti, è la risultanza di un codice di comunicazione che andava forse fermato prima. Però ormai è così. Ma poi sarà vero? Primo, siamo certi che è vero? Ah! Secondo, amore mio, ma se mi guardi magari può essere che io non mi guardo a giro, no? Quindi sempre... litighiamo comunque, si ricomincia. È così. Non ricominciate, infatti. Massimo Ghini è l'elemento, una figura di, è quella di cui parlava Claudia Gerini, una figura anche di grande tenerezza, no? In questo contesto così di grandi rabbie, di rancori inesplosi, è quello che sta fuori da tutto. Vorrei solo raccontare una cosa che non ho mai raccontato, che quando ho ricevuto la lettera che mi ha mandato Gabriele Muccino 3 anni fa, ve la ricordo, scusa, no, non volevo essere, però ricevetti questa lettera, e in questa lettera Gabriele, se lo ricorda, mi ha detto: il tuo personaggio è un personaggio che cammina tra Kierkegaard e Linus, non so come dire, cioè, e ha detto, vedi che fa un po' qualcosa. Mi ricordo questa cosa spiritosa che mi aiutava a trovare il personaggio, no? A parte gli scherzi, non voglio raccontarvi o aggiungere cose. Avete già visto il film? Sì, penso di sì, sincero. E no, perché ogni tanto ti rivolgi anche a platea, avete visto il film? La difficoltà che ho incontrato la dividevo ogni giorno con Gabriele, perché gli chiedevo se quello che stavo facendo rischiava di essere offensivo nei confronti della malattia che stavamo affrontando. Questa è stata la mia ansia. Una malattia come quella porta nella vita, avendola vissuta, diciamo, direttamente a persone a me care, la ironia, la comicità inconsapevole. Allora, riportarla sullo schermo forse poteva toccare, offendere la sensibilità di qualcuno. Ecco, questa è stata la difficoltà per cui ogni volta a Gabriele io chiedevo, facciamo, giudichiamo. In questo ci siamo, secondo me, molto aiutati. Io voglio solo ringraziare chi ha messo Gabriele nella condizione di fare questo film. Mi sono trovato, ho ringraziato spesso Gabriele, perché Gabriele mi ha dato la possibilità di avere di nuovo una sfida. La mia carriera parla un po' in questi termini. Io ho sempre accettato le sfide, vinte, non vinte, capite, non capite. Ma questa era una grande sfida. Il cast intero che mi ha aiutato, perché essere in una situazione del genere mi ricordava, per affinità elettiva, compagni di scuola in cui ero l'unico personaggio che non faceva ridere, in una commedia dove tutti facevano ridere,
Ecco, qui mi trovo all'interno di una storia in cui ognuno gioca il suo ruolo, non avendo io fisicità, essendo quasi un corpo estraneo all'interno di quella storia. Ecco, loro tutti mi hanno aiutato perché io vedevo che c'era attenzione e tensione. Il grazie particolare a Claudia, non lo dico solo perché lei l'ha detto prima, ma l'ho detto durante le interviste, perché se il nostro è un passo a due, beh, il partner deve avere responsabilità nei confronti dell'altro. Ecco, io questo l'ho sentito tantissimo, perché anche fisicamente io mi appoggiavo a Claudia e sentivo che c'era condivisione della difficoltà. Ecco, se qualche cosa o alla fine abbiamo raggiunto un risultato, è grazie veramente a un lavoro d'insieme. Grazie.